Con ben 49 fra città d'arte e siti di interesse archeologico, storico, artistico e religioso, l'Italia vanta il maggior numero di luoghi inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. La ricchezza unica del nostro passato ha consegnato al presente una eredità di capolavori materiali ed immateriali da tramandare alle generazioni future, ma la conservazione dei siti UNESCO non può essere affidata alle sole forze degli enti locali, già in stato di grave sofferenza per mancanza di risorse, ed anche in considerazione dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi del 1972, che affida agli stati nazionali la conservazione e la valorizzazione dei siti stessi. L'Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli, sito UNESCO, ha riunito quindi nella sala del capitolo di San Domenico Maggiore i rappresentanti dei siti italiani per sottoscrivere un documento da sottoporre al governo, con cui si chiedono misure appropriate e specifiche come lo svincolo di questi particolari investimenti dal computo del patto di stabilità. C'è la responsabilità istituzionale, politica e morale di tutti di difendere questo patrimonio storico dell'umanità. Per poterlo difendere, valorizzare, riqualificare, rilanciare c'è bisogno anche di risorse economiche. E misure draconiane come i vincoli di stabilità, i tagli e quello che conosciamo non consentono di tutelare in maniera adeguata questo patrimonio immenso che la Costituzione in primo luogo ci impone di difendere con l'articolo 9. Noi pensiamo che la valorizzazione di questi beni possa contribuire alla ripresa anche economica del nostro Paese, a un riscatto morale, sociale, insomma è questo la proiezione e lo sviluppo di una comunità che crede nel futuro attraverso le radici del passato e attraverso la costruzione di un benessere diverso. Quindi credo che oggi sia un giorno importante perché tanti sindaci, assessori che vengono da tutta Italia sottoscrivono questo documento indirizzato al governo, al Presidente del Consiglio.